Un trattore che impenna tale applausi, l'olio del motore che fa sentire tutta la sua potenza, il Nure. Questo filmato piacerà moltissimo a Mirko Bisagni, il 65enne di Folignano di Ponte dell'Olio, morto questa notte all'ospedale di Parma, dove era stato trasportato con l'eliambulanza dopo le gravi ferite riportate dall'incidente di ieri mattina, quando il suo scooter si è schiantato contro una vettura a pochi metri da casa. Da pochi anni pensionato, Bisagni era una fucina instancabile di idee che metteva in campo insieme agli amici del team Il Ferro Vecchio Tira, organizzatore di gare di motori lungo il Nure. Per tutti era stato battezzato il manager delle competizioni. I trattori, le auto e la sua famiglia erano i veri grandi amori di Mirko, che come elettrauto aveva girato mezzo mondo fino a visitare l'Algeria, l'Iran, l'Iraq. Mezzo mondo visto e vissuto, ma per Mirko nulla valeva la sua casa, costruita mattone su mattone con la moglie Lucilla, che aveva conquistato il suo cuore alla prima occhiata. A settembre avevano festeggiato 40 anni di matrimonio, 40 anni sempre insieme, pranzo e cena, separati solo quando Mirko voleva andare dagli amici delle officine per mettere in piedi qualche nuova iniziativa capace di attirare soprattutto i giovani. Mirko lascia la moglie e tre figli, Stefania, Stefano e Gianmaria, oltre al nipotino Pietro di 2 anni, mentre tutta Ponte dell'Olio rimpiange l'amico. Amava molto i motori e andava a guardare le auto da corsa in gara. Solo una settimana fa eravamo insieme a Lugagnano. Era simpaticissimo, un amico, più di un amico. Era sempre gioioso, pronto a scherzare. Lo conoscevano tutti in paese. La nostra amicizia era nata da una scommessa a Bettola. Lui aveva detto ad alcuni abitanti: «Vuoi scommettere che portiamo i rally da Bettola a Biana?» E ce l'ha fatta. Sapeva coinvolgere anche più giovani con il suo entusiasmo. Il conducente della Fiat Punto coinvolta nell'incidente, uscito illeso dallo scontro, è indagato dalla procura, come da prassi, per omicidio colposo. Vettura e moto sono state poste sotto sequestro dai carabinieri di San Giorgio, che hanno effettuato gli accertamenti. Domani alle 20:30 sarà recitato un rosario nella chiesa di Folignano, in attesa della data dei funerali.